Perché ho scelto Revolut e perché te la consiglio? Primo di tutto, è una carta valida solo per maggiorenni. Stanno comunque testando l'applicazione anche per minorenni e prima o poi uscirà, ma adesso parliamo della versione per chi ha 18 anni in su. Revolut è diventata ormai la mia carta principale, lo dico anche nel video in cui parlo del perché ho separato una carta dalla banca. Per aprire il conto bastano pochissimi minuti ed è tutto gratuito, semplice, tramite il telefono. Se vi iscrivete col link in descrizione riceverete la carta fisica gratuitamente. E ora passiamo ai vantaggi e gli svantaggi di Revolut. Parlo del conto gratuito, che è quello che utilizzo io, perché ora come ora non mi serve quello premium. Comunque ho scelto questa carta perché non ha commissioni e io odio tantissimo le commissioni. Se posso scegliere di non averle, ovviamente scelgo di non averle. E Revolut ti fa pagare in tutto il mondo praticamente senza commissioni ed è una cosa strepitosa. Non è tutto il mondo compreso ovviamente, ma quasi tutto, e spero che in futuro copriranno addirittura tutto il pianeta. Adesso sono 150 valute che sono senza commissioni in tutto il mondo, fino a 6.000 euro spesi al mese, e ora come ora non ho bisogno di spendere più di 6.000 euro al mese, quindi mi va benissimo il conto gratuito. Anche per prelevare è gratuito senza commissioni sia in Italia che all'estero, quindi se viaggiate questa carta dovete averla per forza. Se vi capita di andare da qualche parte nel mondo almeno una volta nella vita dovete avere questa carta, perché prelevate senza le commissioni che vi uccidono. Quindi fino a 200 euro col conto gratuito potete prelevare senza commissioni, poi ci sarà un 2% di commissione. La cosa stupenda è che questa carta la potete ricaricare in un istante con qualsiasi altra carta o con anche bonifici, ma comunque da una carta all'altra per caricare Revolut ci mette un istante, fate un click e l'avete già caricata, una cosa strepitosa che non mi è mai successo di vedere. E un'altra cosa strepitosa è che è gratuito tutto praticamente, anche i bonifici. Io moltissime carte che avevo e non uso più facevo bonifici e pagavo un euro, 1,50 euro, dipende dalla carta, ma con Revolut per fortuna è gratuito e mi serve appunto una carta per fare bonifici e passare magari soldi da Revolut a un altro conto, oppure a, ad esempio anche su Bondora, per caricarlo utilizzo il bonifico e utilizzo Revolut, così non pago la commissione. È istantaneo anche il pagamento nei negozi, vi arriva la notifica sul telefono così che potete gestire tutto, potete fare anche la foto allo scontrino e salvarvela su Revolut così che guardando quel pagamento vedete tutti i dati, e vi dice comunque già tutto il telefono perché vi dice il ristorante, il posto, il luogo. Penso sia una figata pazzesca. E un'altra cosa, vi farà una gestione del budget, quindi dopo un po' che iniziate a usarla, una cosa che mi è piaciuta moltissimo, vi fa capire come spendete e quanto spendete. Io ad esempio dopo un paio di mesi di utilizzo, già dopo un mese forse ve lo dice, vi fa una differenziazione in quello che spendete. Ad esempio avete speso tot in ristoranti, avete speso tot in tecnologia, e capite un po' il vostro budget, potete regolarlo, magari vedete che un mese avete speso un sacco in ristoranti e lì potete impostare un budget e vi avviserà appunto quando state arrivando a questo budget, dice ok, hai speso 100 euro su 150 che ti sei impostato in ristoranti, ti fa capire un po' come funziona il tuo budget e te lo ottimizza. Funziona e devo dire che approvo moltissimo all'interno dell'applicazione stessa. Potete convertire le valute in modo istantaneo, senza commissioni, ma sul prezzo del mercato, quindi senza perdere niente praticamente, perché è il prezzo che sarebbe attualmente sul mercato, senza avere un tasso fisso, quindi voi convertite questo in questo, magari ci andate a perdere nel tasso di cambio, invece con Revolut è sempre allo stesso prezzo del mercato, quindi non andate a perderci niente. Potete fare anche i cambi in criptovalute, attualmente ci sono 5 criptovalute tra cui Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash e altre. Per chi vuole provare anche la versione premium, l'unica cosa molto interessante che ho trovato è la versione trading, che però non utilizzo adesso perché non mi interessa sull'applicazione Revolut, utilizzo eToro come magari già detto e ve ne parlerò più approfonditamente in questi giorni. Comunque la versione standard, che è quella che vi consiglio almeno per ora per iniziare, poi vedete un po' voi in base al vostro stile di vita, è totalmente gratuita e vi consiglio di approfittare adesso dell'offerta, che se usate il link in descrizione riceverete la carta gratuita a casa, perché di solito pagate la spedizione, quindi ricevendola gratis devo dire che non pagate neanche la spedizione, quindi tanto di cappello. Un'altra cosa molto importante che ha Revolut, che molte carte non hanno ed è molto consigliato, è che loro creano per te, se vuoi tu puoi cliccare crea carta virtuale, quindi una carta usa e getta o una carta virtuale che puoi usare quando vuoi, quindi magari ti devi registrare o devi inserire dei dati, quando ti dicono inserisci la carta di credito su un sito che magari non sai se è affidabile o no, puoi andare su Revolut, creare la carta virtuale, usare i dati e basta, quella carta puoi anche toglierla perché puoi farla diventare tu usa e getta, oppure puoi farla diventare virtuale, usarla in siti magari poco affidabili che non sei sicuro se siano affidabilissimi o no, quindi crei una carta virtuale che a te non incide niente perché è una carta che è così creata, che puoi buttare. Un'altra cosa importante dell'applicazione è che tu
tu, se ad esempio perdi la carta, te la rubano, puoi disdire, cioè puoi bloccarla praticamente dal telefono, puoi cliccare tutte le cose, ad esempio togli i pagamenti contactless, blocca, metti il PIN, metti un sacco di cose, tutto dal telefono. Se hai dubbi o perplessità su questo conto, su questa carta, comunque è gratuita totalmente nel conto standard, fammi sapere comunque qualsiasi perplessità nei commenti, ti lascio il link in descrizione, il primo link per iscriverti e ricevere la carta fisica gratuitamente, perché altrimenti dovresti pagare la spedizione. Comunque approfittane perché non sarà per sempre. E detto questo, per oggi è tutto, lasciate un mi piace per supportare il video con l'algoritmo di YouTube, seguitemi su Instagram se ancora non lo fate, cliccate iscriviti qui su YouTube e ci vediamo al prossimo video, ciao!